Prima che il video cominci, tre annunci velocissimi. 1. Il 24, quindi la vigilia di Natale, alle 15, sul mio canale Viola, ci sarà un giveaway di 3 key di videogiochi AAA. Quindi venite a trovarmi, il giveaway è aperto a tutti i sub e vi ricordo che con Prime la sub è gratuita. 2. In descrizione, quindi giù, trovate il link al canale Telegram per accaparrarvi qualche scheda video in modo del tutto sicuro. I prezzi non sono i più bassi sul mercato, ma perché sono schede video vendute e spedite da Amazon. Quindi, se non avete ancora una scheda video, io farei effettivamente un salto nel link in descrizione. 3. Sul mio canale Viola, il 29 dicembre, ci sarà una maratona estendibile a tema Dark Souls. Perché Dark Souls? Perché lo so giocare abbastanza bene e quindi, ci ritroveremo un po' tutti quanti per vedere quanto a lungo volete farmi restare in live. E nulla, quindi mi raccomando, non mancate. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G. E sono eccitato come un bambino la mattina di Natale. Oh, 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 oh. Finalmente è arrivato il mio Alphacool Ice Wolf 2. È un sistema di dissipazione AIO per la mia RTX 3080. Voi al momento starete sicuramente vedendo l'unboxing e volevo condividere con voi le mie impressioni. Di primo acchito, il packaging è fatto decisamente bene. È arrivato un po' distrutto per quanto riguarda il cartone, ma per fortuna non ci sono state perdite di liquido, non ci sono pezzi che sembrano essere danneggiati. La cosa che mi ha sorpreso prima di tutto è quanto fosse pesante l'intero pacchetto. Perché sì, ok, stiamo parlando di un vero e proprio water block che Alphacool vende anche in maniera separata sul proprio sito, ma già prefillato con il liquido e la pompa attaccata al water block stesso, sono rimasto davvero molto impressionato, e soprattutto il metallo, stavo dimenticando il metallo, sono rimasto impressionato anche da quanto tutto quanto il pacchetto, ecco, fosse pesante. Il radiatore è la cosa che più mi piace per adesso, perché si vede in controluce che è fatto di rame, il corpo lamellare è fatto di rame. Che significa questo? Molta potenza dissipante. Ed è proprio qui che le cose si fanno interessanti, perché io conosco un utente che ha già installato il suo Ice Wolf 2 sulla sua 3080 TUF e mi ha mandato delle foto di temperature sia in idle sia sotto benchmark, e quella scheda video praticamente è rinata, specialmente per quanto riguarda le memorie video, perché sappiamo che le memorie GDDR6X scaldano tantissimo. Infatti Alphacool vi manda un kit completo di pad termici da mettere sia sulle memorie sia sul retro del PCB della scheda video, così che ci sia uno scambio termico molto molto efficace. C'è anche un backplate davvero molto carino, di colore nero molto molto elegante, e il water block può essere collegato alla vostra scheda madre per essere sincronizzato con il sistema di LED che avete. In pratica io posso benissimo prendere il connettore ARGB, metterlo sulla scheda madre e avere la fantasia di LED in sincronia con quelli della mia scheda madre. E secondo me è una cosa davvero davvero figa. Cosa c'è da dire? Questo è il primo video di tre. Questo praticamente è l'unboxing. Ci sarà poi l'assemblaggio e alla fine ci saranno i benchmark con le temperature ufficiali e un confronto con il sistema di dissipazione classico della mia RTX 3080. Sono estremamente eccitato, perché questo è il mio primissimo approccio al raffreddamento a liquido per quanto riguarda le schede video. So che non è un custom loop, so che non è qualcosa di estremamente ricercato come possono essere appunto i custom loop con tubi rigidi, ma è comunque un inizio. Quindi fatemi sapere se siete eccitati per questa cosa, se volete vedere il risultato finito. Io sono decisamente mega fomentato, credetemi, non sto più nella pelle. Per cui vi ringrazio di aver guardato il video e vi invito a guardare la parte numero 2 che sarà postata nei prossimi giorni comunque sul canale. Detto ciò, vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. In descrizione ci sono i link, mi raccomando, canale Telegram e canale Viola, non mancate perché ne vedremo delle belle. E grazie mille per aver seguito il video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli, alla prossima!